Cari amici del web, tanti saluti da Serafino Massoni. Questa è la mia seconda buona opera quotidiana, perché oggi è domenica 7 settembre 2008 e io mi diletto a rispondere ai messaggi degli amici bloggers. C'è un messaggio recente del mio amico bloggers Bellerofonte 666. Ah, che numero Bellerofonte, caro Bellerofonte, che andrai in una biblioteca comunale in ottobre o in novembre e alla biblioteca comunale chiederai di leggere questo mio romanzo che esce appunto in ottobre. In ottobre, casa editrice Aliberti, distribuzione e promozione Rizzoli, Corriere della Sera. Che brutta fine, caro Bellerofonte, che t'ho fatto fare, perché tu hai preso il nome di un eroe dell'antica Grecia, che però è descritto dalla mitologia patriarcale. Io invece ho ricostruito la mitologia matriarcale. E a Bellerofonte gli ho fatto fare una gran brutta fine, caro amico. Le biblioteche comunque ci sono apposta per andare a leggere i libri, capito? E se qualche libro non c'è, e che dovete fare voi? Quando andate in farmacia mica li trovate tutti i vostri farmaci, no? Ve li fanno venire. Mica dite che è una farmacia da quattro soldi, una farmacia dove non c'è il vostro farmaco. E così la biblioteca. Non c'è il vostro libro? La biblioteca lo fa venire, voi non spendete niente, il libro lo leggete o in biblioteca o ve lo portate a casa. Caro Bellerofonte, poi c'è quel 666, quel 666 che è tanto torinese, quel 666. Comunque la stirpe del serpente è Bellerofonte, tanto per dire Bellerofonte, ne ho parlato di Bellerofonte, era un eroe patriarcale, amico di Sisifo, fece parte della combutta che costruì il patriarcato. E allora l'amico Bellerofonte 666, tanto torinese, mi dice, ah, perché io una volta risposi a un suo messaggio, no? Dove gli dissi che tra dominanti, diciamo così, governo, e dominati, cioè diciamo così, elettori, si costruisce, si stabilisce una specie di circolo virtuoso. E per cui c'è connivenza tra dominanti e dominati. Connivenza. Ma cos'è sta storia qua? Perché lui appunto mi chiede in un lungo messaggio Bellerofonte 666 mi chiede appunto di parlare della classe politica. Va bene, chi sono i dominanti in Italia? I dominanti sono, che so, Fini, che so, Bossi, Berlusconi. I dominanti sono anche Di Pietro, che so, Veltroni, anche Grillo, anche Travaglio, dominanti, coloro che dominano la scena. Allora, cari, io vi posso dire solo una cosa. Di nuovo, andate in biblioteca di nuovo e leggetelo in biblioteca, questo aureo, meraviglioso libro del grande Fraser, The Golden Bough, il ramo d'oro, e questo libro, è una sintesi dei 13 tomi dell'opera originale, ma è una sintesi bella, davvero bella. Allora, caro Bellerofonte, adesso ti spiego bene quella questione là che ti misi tra virgolette, che tra dominanti e dominati si stabilisce un circolo virtuoso, o se volete non virtuoso, virtuoso, ma comunque c'è una circolarità per cui gli stessi dominati
diventano conniventi dei dominatori, i dominatori governanti. A questo proposito, caro Bellero Fonte 666 e a voi amici del blog, amici del web, e vi invito anche ad andare in biblioteca e a farvi prestare quel libro di René Girard, dal titolo esplicito Il capro espiatorio. Sacrificio del divino Paretro. Questi sì sono libri da leggere, cari amici del web. Questi sì, non la monnezza di cui si parla quasi tutti i giorni sui quotidiani. Repetita Juvent, Nanetti che ripetono quello che è già stato scritto dai grandi, Nanetti. Beh, allora, nei tempi antichi, il re era destinato al sacrificio, era appunto il divino Paretro, veniva ucciso. In epoca storica, l'ultimo dei divini Paretri è stato Gesù, l'agnello sacrificale, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, L'uccisione del divino Paretro, del re, è stato il primo farmacos, il primo medicamento dell'umanità. Farmacos, imparentato con la parola sacrificio, sacrificio del capro espiatorio. Pensate come ci porta lontano l'etimologia delle parole. Il re svolge una funzione salvifica perché è l'agnello sacrificale che libera i dominati dalle angosce proprio attraverso il sacrificio rituale del divino Paretro, del re. I re erano destinati ad essere uccisi, va bene? Ed era una grande festa liberatoria per il popolo. Poi si nominava un altro re e con una, diciamo così, periodicità legata al movimento della luna, quindi ogni 13 lune, cosa dicono i pelle rosse? Ci vediamo alla prossima luna. E anche gli antichi romani avevano il calendario lunare, E secondo una periodicità legata al ciclo lunare, venivano uccisi. Poi sono state escogitate formule liberatorie, diciamo così, un pochettino più delicate, per cui i re, che sapevano di essere destinati al sacrificio, ottennero di non essere più invitati al sacrificio, dirottati al sacrificio, se riuscivano a sconfiggere il pretendente al trono in un duello. Poi ottennero che al posto della loro uccisione si procedesse all'uccisione sacrificale di un animale. Allora, cari amici, ecco cosa intendevo dire al mio amico Bellero Fonte 666 con quella frase circolo virtuoso vizioso, come volete voi, che si stabilisce tra governanti, capi, dominatori, e dominati. Vogliamo fare degli esempi oggi? Degli esempi attuali? Anche se la forma è un po' cambiata, ma la sostanza è la stessa? Cari amici, cerchiamo di non vedere, di non guardare con odio i governanti, perché in una certa misura essi sono, che siano di destra o di sinistra, non cambia niente nella sostanza, sono i capri espiatori di noi, elettorato, sono i capri espiatori, perché noi daremo sempre la colpa della nostra infelicità, daremo sempre la colpa o a Prodi, quando governava, vi ricordate Prodi? Vi ricordate Prodi che è stato messo in croce per 2 anni?
2 anni, chi lo tirava da una parte e dall'altra. Daremo sempre la colpa della nostra infelicità, che non è modificabile, la nostra infelicità. Daremo sempre la colpa o a Prodi o a Berlusconi. Ah, se mancasse Berlusconi, che guaio che sarebbe, cari amici bloggers. Che guaio! Ma con chi va andrete mai a prendervela? Con chi andrete mai a prendervela? Quindi mai odio contro i governanti, siano di destra o di sinistra. Critica sì. Satira, ironia, parodia, ma con la consapevolezza di quello che vi ho detto, che non l'ho inventato io, basta fare le letture giuste, cari amici, letture giuste che non ve danno nella scuola, non ve le danno nella scuola queste letture. Ci vuole la filosofia on the road. Vabbè, cari amici, io spero di aver dato un minimo di gratificazione all'amico blogger Bellero Fonte 666. Ho compiuto la mia seconda opera buona quotidiana. Vi ringrazio se mi avete seguito e vi saluto tutti molto caramente. Tanti saluti da Serafino Massoni.